Allora, una volta saliamo a bordo, una alla volta, passando attraverso la passerella, vi sedete sulle panche cercando di stare il più avanti possibile perché dobbiamo fare le operazioni di disormeggio. E c'è poco vento, quindi staremo tranquilli. Quando alzeremo la randa, voi state sempre in pozzetto. Oggi è una grande soddisfazione perché dopo 2 anni di pandemia riusciamo ad andare di nuovo a vela. Insieme ai volontari dell'AIL e insieme anche ai pazienti dell'UOC di ematologia. Grande soddisfazione proprio perché finalmente dopo tanto tempo siamo fuori all'aperto e godiamo questa bella giornata. Ma lo spirito è proprio quello di promuovere la vela terapia. È importantissima e riteniamo, come abbiamo fatto anche negli anni scorsi, aderire a quello che è il progetto di AIL nazionale Sognando Itaca, che prevede proprio la possibilità di una come dire, terapia, ecco, fuori dal reparto, ma in mare. Quindi questo è lo spirito, sicuramente importante da promuovere e da portare avanti. Quest'anno abbiamo unito alla veleggiata anche la possibilità di consegnare al comune di Cetraro la sedia Job. La sedia Job è dall'acronimo Jammo Bagn, quindi portare a mare anche le persone con difficoltà motorie. E allora da questo spirito proprio di solidarietà nei confronti di tutte le persone che vivono il mare, siamo andati oltre. Allora abbiamo cercato di portare non solo fino in riva al mare, ma fargli passare una giornata diversa, quindi portarli a mare. Cosa vuol dire questo? Grazie alla collaborazione con il centro velico di Crotone è arrivata a Cetraro la barca ANSA 303, una barca per disabili che praticamente sicura perché ha una deriva pesantissima per cui non c'è la possibilità di cadere in mare. E questo quindi ci ha fatto andare oltre, per cui oggi abbiamo aperto anche un altro spiraglio, non solo fare vela terapia, ma poter anche timonare un'imbarcazione come l'ANSA 303 da parte di persone con difficoltà motorie. Mi brillano gli occhi perché so quello che significa poter andare per mare e sentire che i pazienti nel momento in cui arrivano a terra dicono: per un momento abbiamo lasciato tutto a terra. E il mare ci ha dato la possibilità di vivere altro. Quindi noi siamo orgogliosi di questo. La gruetta consente in completa sicurezza di poter portare una persona in carrozzina, quindi con difficoltà motorie, fino in barca. Quindi la persona non deve fare niente, deve stare sempre seduta, la gruetta consente di scendere giù nella barca e poi di andare per mare. Poi liberarsi da quello che è il volo e allora navigare altri mari.